È in corso il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Il censimento fotografa alla data del 9 ottobre 2011 la situazione del territorio e di coloro che vi abitano. La prima novità di quest'anno è che i questionari arrivano per posta e non attraverso i rilevatori come nelle scorse edizioni. La spedizione coinvolgerà 370.000 famiglie e proseguirà fino al 22 ottobre. Fino a quella data, quindi, c'è tempo per ricevere il modello. Chi non dovesse riceverlo potrà richiederlo agli uffici comunali del censimento, che provvederanno ad inviare un rilevatore con i modelli. Vi sono due diverse tipologie di questionari di censimento: una versione completa di colore rosso ed una breve di colore verde. La versione completa, inviata ad alcune famiglie in base ad un metodo a campione deciso dall'Istat, contiene una serie di quesiti di natura socio-economica che non si trovano nella versione breve. Ai cittadini potrà quindi essere recapitato l'uno o l'altro modello. Il nucleo familiare che ha trasferito la propria residenza negli ultimi mesi non riceverà il modello per posta, ma sarà contattato direttamente da un rilevatore a partire da metà novembre. Nella busta che contiene il questionario si trova anche la guida alla compilazione. Per la prima volta il cittadino può scegliere se riempire il questionario su internet o sul modello cartaceo ricevuto. Il termine per la restituzione o l'invio online va dal 10 ottobre al 20 novembre 2011. Chi decide di ricorrere alla compilazione online deve collegarsi al sito censimentopopolazione.istat.it ed inserire la propria password di accesso stampata in basso a destra sulla prima pagina del questionario. Questa procedura guidata semplifica anche la riconsegna, che avviene sempre via internet. Se il cittadino opta invece per la compilazione cartacea, deve seguire le istruzioni allegate e riconsegnare il questionario in un qualsiasi ufficio postale, anche di un altro comune, o presso uno dei centri di raccolta allestiti. I questionari compilati non vanno imbucati assolutamente nelle cassette postali, ma devono essere consegnati a mano al personale addetto. Alla consegna verrà rilasciata regolare ricevuta. Per chi non avesse consegnato il questionario entro il termine previsto, dal 21 novembre scenderanno in campo i rilevatori del comune per recuperare i modelli non ancora restituiti. Il questionario è composto da due liste e da due sezioni. Nella lista A vanno inseriti tutti i componenti della famiglia o coloro che dimorano abitualmente nell'alloggio. Nella lista B vanno inserite tutte le persone temporaneamente presenti nell'alloggio alla data del censimento. La sezione 1 contiene domande sulla famiglia e sull'abitazione. La 2 invece contiene domande a cui devono rispondere tutti i componenti della famiglia. Per ricevere assistenza nella compilazione, il cittadino potrà recarsi dal 10 ottobre presso l'ufficio censimento in piazza Cavour 42, oppure al parco Quadrifoglio in via dell'Epomeo, o presso uno dei centri di raccolta allestiti nelle 10 sedi URP. Infine, per la sola compilazione elettronica, presso le sedi dei CAF convenzionati. L'elenco completo è sul sito internet www.comune.napoli.it. Per qualsiasi chiarimento, il cittadino può telefonare al numero verde gratuito 800 069 701, attivato dall'Istat dal 1 ottobre 2011 fino al 29 febbraio 2012, tutti i giorni dalle 9 alle 19 e dal 9 ottobre al 19 novembre 2011 dalle 8 alle 22. È possibile inoltre inviare un'email all'indirizzo infocens2011@istat.it. Rispondere al censimento è un obbligo di legge. È possibile comunque evitare le domande sui dati sensibili e tutte le risposte sono protette dalla normativa sulla privacy e dal segreto statistico.